Allora ragazzi, faccio un'introduzione al nuovo video che ho fatto, che lo intitolo Sergio e le poste italiane. È una cosa, siamo al di là dell'unbelievable. Allora, vi spiego brevemente. Devo fare una casella di posta certificata, perché in Italia oggigiorno ci vuole la posta certificata. Bene, allora sono andato sul sito della PEC.it per fare sta cosa. Non lo posso fare perché dove inserisci dati non è contemplato perché tu vivi all'estero. Se poi è contemplato, c'è scritto vivi all'estero, ma non ti dà la funzione per mettere tutti i dati. Allora, che ho fatto? Ho telefonato, l'ho fatto con Aruba, ho telefonato a Aruba, ho mandato il ticket, cosato, aggeggiato, loro mi hanno risposto, vi leggo cosa mi hanno scritto. Allora, gentile cliente, la informiamo per attivare la PEC, cioè la posta elettronica certificata, soggetti, società, eccetera, eccetera, deve fare quanto segue. Modulo controfirmato e allegato a questo ticket, documento, nome della casella da attivare, tipologia, e tra l'altro che è sbagliato perché il nome della casella da attivare è un discorso. Vabbè, bollettino postale. Dove cazzo lo pago il bollettino postale? Qui? Bonifico. Allora io ho scritto, ma state a scherzare. Cioè, il bollettino postale intanto non lo posso pagare perché non ho le possibilità da qua. La banca costa $30 inviarlo un bonifico da qua e $30 voi che lo ricevete, 30 euro. Dunque no, non è conveniente. Poi ho avuto la brillante idea di andare sul sito delle poste, magari posso pagare il bollettino. Boh, c'è la possibilità. Ti devi registrare. Per registrare metti i dati dove vivi, sezione vivi Italia o estero. Estero. Ti chiedono poi un numero di telefono italiano per inviare codice. Ma come? Allora mi pipi nel culo. Allora mi pipi nel culo. Non ho la possibilità di cambiare. Comunque vi ci metto gli screenshot e poi sentirete la conversazione con questo ragazzo delle poste che poveraccio, di fronte a questa realtà che doveva dire. È dovuto star zitto e basito. Via. Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo dall'Australia per un semplice fatto che è una cosa che boh, ha dell'incredibile. Allora, io qui mi devo registrare per poter pagare un bollettino e sono andato sul sito delle Poste Italiane e mi dice o residente in Italia o residente all'estero. Metto che sono residente all'estero e poi dove si dice dove va messo il numero di telefono. C'è un più 39 che mi impedisce di andare avanti perché ovviamente io non ho più il numero cellulare italiano e non posso cambiarlo e questo numero è importante perché il numero inserito sarà utilizzato per finalizzare la sua registrazione. Ora mi dica un po' lei io come devo fare. Prego. No. Ora, anche chi ha concepito questo sito, che sicuramente costerà un 20-30 mila euro, ma
Che testa l'ha concepito? Se metti esteri, cioè assicurati, ma io non lo so, sono anche cagionevole i cuori, a me queste cose mi fanno venire infarto. Ah, certo, sì, all'inizio. Credo, aspetti un attimo che torno indietro un po' ad appurare. Sergio, sì, indirizzo email, comune di nascita e quant'altro. Io ho provato anche a mettere il comune di nascita Australia per vedere, perché ho pensato magari... No, invece non cambia assolutamente nulla, cioè è veramente una cosa che mi dica un po' lei come devo fare. Mi costa più la corda della campana. No, prego. Mi sono un attimo, ho guardato un attimo le schede di assistenza e infatti mi pareva una cosa del genere, cioè per chi fa la decisione per residenti all'estero, purtroppo dal sito internet non riescono a fare nulla, cioè non riescono a vedere il saldo, non riescono a fare operazioni online del sito. Ok. E allora che senso ha mettere il residente all'estero se poi uno non può fare neanche nulla? Perché si possono fare cose molto limitate, per esempio mandare telegrammi. Beh, allora queste cose limitate, ma per farle limitate mi devo iscrivere. Per potermi iscrivere vuol dire che c'è la possibilità, ma se non me la dà vuol dire che non c'è questa possibilità. Lo dica a me che vivo in Australia, dove che per me il bollettino neanche esiste. Mi lo dica a me.
Cioè, è roba veramente dell'incredibile questa qui. Sì, no, è italiano perché c'è più davanti, c'è più 39, sì, che è italiano. Safari, ma il problema non è che tipo di browser, perché è questo più 39 e lo ritroverei anche su Safari o su Mozilla o su Explore o su quant'altro ci sia al mondo oggi. Cioè, questo non è un problema di browser, ma è un problema proprio di configurazione del sito, che mi domando chi è sto tecnico. Vabbè, comunque è niente, qui non c'è niente da fare, via. Cioè, l'hanno fatto un po' sì alla Carlona, perché non ha senso mettere esteri se poi si può fare all'estero. Cioè, no, è come quello che ti vende la Ferrari, fa 300 km, ma ti mettono il limite a 40, e allora è che l'ho comprata qua. Insomma, non fa tanta differenza. Va bene, via, e c'è poco da fare. La ringrazio. Grazie, arrivederci.